8 minuti per cuocerle e 2 per farcirle. Prepariamo insieme le pesche dolci in friggitrice ad aria. In una ciotola rompiamo 2 uova e aggiungiamo 80 g di zucchero, 80 g di olio di semi, mezza bustina di lievito per dolci e una fialetta di aroma rum. Mescoliamo con la forchetta e aggiungiamo 330 g di farina un po' alla volta. Impastiamo con le mani fino a ottenere un panetto. Formiamo un filoncino, tagliamolo a pezzetti e creiamo tante palline. Mettiamole nel cestello della friggitrice ad aria con carta forno e procediamo così fino a terminare tutto l'impasto. Spruzziamole con un po' d'olio e cuociamo per 8 minuti in friggitrice ad aria. I primi 4 minuti a 200 gradi, poi spruzziamo di nuovo l'olio, abbassiamo la temperatura a 180 e proseguiamo per gli ultimi 4 minuti. Formiamo una pesca per volta, mettendo un cucchiaino di crema spalmabile alla nocciola sulla prima metà. Richiudiamo e poi passiamola nell'Arkermes e nello zucchero. Sistemiamola in un pirottino e facciamo la stessa cosa per tutte le altre pesche. Decoriamo con delle foglioline di menta ed eccole pronte. In pochi minuti abbiamo preparato un dolcetto davvero goloso.